Ci sono progetti che funzionano come quello che stiamo portando avanti qui a Napoli, abbiamo già fatto a Milano, e che possono dare davvero una soluzione non soltanto a breve ma anche a lungo termine. Abbiamo visto che le persone che partecipano al progetto hanno un sostegno immediato alla spesa, imparano una dieta più sana e più salutare e soprattutto riescono ad uscire dal circolo vizioso trovando lavoro. L'educazione a una dieta sana ed equilibrata e l'accompagnamento al lavoro sono le basi del progetto Mai più fame, dall'emergenza all'autonomia, per contrastare la povertà alimentare. Il progetto sta partendo con 50 famiglie e quindi circa 200 persone che vengono coinvolte nel progetto. Questa è una fase test e poi miriamo all'espansione successivamente. Beh, le famiglie sono state individuate con il solito scouting fatto, come dire, sui territori, dalle quelle che io definisco le antenne del territorio, parrocchie, associazioni. Napoli e la regione Campania ma continuano a mantenere questo triste primato di uno scarso tasso di occupazione, e quindi tutto quello che può avvenire che possa contrastare questi fenomeni per noi è molto importante. L'iniziativa prende vita nei quartieri spagnoli a Forcella con l'organizzazione Azione contro la fame e i partner Focus Fondazione e Altra Napoli, e prevede un contributo alla spesa settimanale, la promozione dell'educazione alimentare e la formazione per migliorare le capacità per trovare occupazione. È già stato testato con successo in altri contesti ed insignito di un premio dall'Unione Europea come buona pratica per promuovere la crescita inclusiva. Diamo un segnale che sicuramente è una goccia in un mare. Il tema della povertà alimentare, della povertà in generale, è un grande tema. In una città come Napoli si sente ancora di più perché le condizioni economiche non le conosciamo. Sono tante famiglie in difficoltà, è necessario un intervento strutturale di sostegno alla spesa, di sostegno e di educazione anche alimentare, perché noi vediamo che ci abbiamo, soprattutto per quanto riguarda l'obesità infantile, una grande percentuale nei quartieri dove ci sono situazioni dove c'è il reddito più basso. Io credo che con il sostegno del governo, e lo chiederemo anche al governo, la necessità di un lavoro sul sostegno alimentare delle famiglie povere in questo momento di inflazione, di grande difficoltà sul reddito, vada fatto. Noi oggi presentiamo un'iniziativa importante anche col Comune di Milano, che significa dare una prima risposta, quindi toccare, mettere insieme sostegno alimentare, educazione alimentare, e questa è un po' la strada che vogliamo seguire.